fare come segretaria di un circolo, perché questa è la nostra esperienza che viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle e come in fin dei conti anche noi siamo stati in prima linea. Franco ad alto livello, noi a un livello basso, infatti ci chiamiamo territorio. E perché? Perché la porta del circolo è stata aperta da tante persone, tanti hanno fatto domande, tanti hanno espresso opinioni e noi siamo stati, proprio io mi sono sentita mai come in questo momento, così arrabbiata col mio partito, ma anche così dentro il mio partito, perché ho capito che è dentro il mio partito che io voglio lavorare, voglio arrabbiarmi, voglio cambiare, non fuori dal mio partito. Questo abbiamo anche fatto un documento a livello di circolo che abbiamo mandato al segretario Bersani, abbiamo mandato al segretario Cornelli, Martina, e questo proprio io volevo testimoniare come il percorso politico spiegato da Franco fino adesso è questo, cioè, non facciamoci dei grandi sogni. Avremmo tutti voluto che le cose fossero andate in un altro modo. Ok, abbiamo preso atto che siamo arrivati fin qui. Adesso invece la cosa che a me spaventa e nello stesso tempo mi stimola è il discorso di andare incontro a un congresso. A un congresso nel quale però io voglio e pretendo che sia fatto non con il cinismo e la superficialità con cui sono stati trattati in questo periodo i problemi, cioè la vita e la storia del nostro partito, perché tutto è diventato spettacolo e tutto è diventato veramente una cosa superficiale e cinica che non ti porta a nulla. Allora la discussione serve se costruisce poi qualche cosa, ma solo per distruggere questo assolutamente non va bene. Quindi chiedo, e per quanto sarà nella mia possibilità, fare un congresso che veramente tenga conto di tutte le istanze, di tutti i cambiamenti, anche qui sottolineo, di competenze, di modalità e non di età, solo di età, come è stato strumentalizzato in un modo abbastanza arrogante qualche volta. E quindi chiedo che si faccia molta chiarezza nel partito, perché anch'io mi dispiace il discorso del 101 che banalizzo in questo modo, faccio fatica a digerirlo, cioè non voglio più che all'interno del mio partito succedano queste cose nella maniera più assoluta. Perché? Perché dopo ci si va di mezzo tutti, ci va di mezzo la credibilità di un partito per delle spesso magari ambizioni personali. Quindi quello che io voglio testimoniare, voglio chiedere a Franco, so che non ce n'è bisogno, però lo voglio esplicitare, il fatto che lui tenga presente quali sono le nostre istanze, come viviamo noi, popolo della sinistra, popolo del PD, questa realtà. Perché è questo che deve accompagnare, accompagnare il suo percorso in Parlamento, no? In fin dei conti è lì per questo. Chiuderei qui.